regna la quasi incoscienza. Cerchio e seno attraverso NT entità IM. Per avere più chiaro il concetto di individuo inteso come entità incarnata e quindi del sorgere della coscienza, giova risalire ai primordi, o meglio, all'origine delle forme animali definite superiori, tralasciando di prendere in considerazione le forme di vita vegetali e tutte quelle forme di vita che si riferiscono al mondo degli organismi inferiori, e cioè il mondo degli esseri monocellulari, il mondo degli insetti, eccetera, in quanto in tali forme la coscienza è latente e non operante. Avrete capito, figli, che nel primissimo sorgere della coscienza l'individuo è in realtà quasi nullo. Né prenderemo in considerazione il microcosmo, cioè i virus, i batteri e così via, in quanto in tale stadio regna la quasi incoscienza.